ieri si è svolta nel porto industriale di Porto Torres presso il terminal EP Fiume Santo, dove ormeggiano le navi destinate allo scarico del carbone, un'esercitazione antincendio che rientra nel programma delle esercitazioni semestrali della Capitaneria di Porto. Lo scenario ha previsto un Mayday lanciato sul canale 16 dal comandante della motonave Leto all'ormeggio durante le operazioni commerciali, il quale richiedeva un intervento urgente a causa di un incendio a bordo con un ferito. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla sala operativa della Capitaneria di Porto Torres, che ha fatto intervenire nell'immediatezza, oltre alla dipendente motovedetta CP810 e proprio personale a terra, anche i vigili del fuoco, il servizio 118, nonché i carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato. Nel corso dell'esercitazione, un marittimo con ustioni in varie parti del corpo, una volta sbarcato dalla motonave Leto, è stato preso in consegna dal personale medico del 118, che dopo aver prestato le prime cure ha proceduto al trasferimento in autoambulanza presso l'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Contemporaneamente, i mezzi dei vigili del fuoco hanno proceduto allo spegnimento dell'incendio che si era propagato nella sala macchine della nave ormeggiata. Scopo della esercitazione è stato quello di verificare i tempi di approntamento dei mezzi di soccorso, nonché il rispetto delle procedure previste dalla monografia antincendio del porto di Porto Torres, con particolare riferimento al funzionamento dell'impianto presente sulla banchina del terminal Fiume Santo. Alla esercitazione hanno anche partecipato i servizi tecnico-nautici del porto di Porto Torres, piloti, rimorchiatori, ormeggiatori, barcaioli e la società sarda antinquinamento. Col tacco a spillo, ballerine, decolte o grandi stivali. È l'installazione che è possibile vedere lungo la scalinata centrale di Palazzo Ducale, curata dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Sassari e visitabile fino a domani. È la Scala dei Passi Perduti, dedicata a tutte le donne vittime della violenza di genere. L'iniziativa rientra nel ricco calendario di eventi organizzati dall'ente per sensibilizzare tutte le cittadine e i cittadini sul tema della violenza di genere, lo ha spiegato la presidente dell'Assemblea Civica Esmeralda Ughi. La presidenza del Consiglio dei Ministri e l'ANCI hanno chiesto alle amministrazioni locali cosa intendessero progettare in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, che si celebra proprio domani, 25 novembre. Il Comune di Sassari da subito si è impegnato per creare eventi sul tema, sostenendo quelli organizzati anche da altri enti o associazioni. In breve tempo è stata creata un'intera settimana dedicata alla sensibilizzazione su questo delicato argomento, continua la Presidente. Dal 2009 le scarpe rosse sono diventate il simbolo della lotta alla violenza contro le donne. Il rosso rappresenta la violenza, il sangue, ma anche l'amore. Le scarpe sono invece il percorso di ogni singola donna verso la libertà dalla violenza. Il municipio rappresenta l'intera città, per questo abbiamo deciso di collocare l'installazione nel centro del palazzo, così che tutti la possano vedere, in particolare oggi, quando in occasione del Consiglio Comunale molti cittadini vengono a Palazzo Ducale, ha spiegato ancora Esmeralda Ughi. La Scala dei Passi Perduti è solo uno degli eventi organizzati in questi giorni per sensibilizzare sul fenomeno della violenza di genere, che purtroppo sembra ancora lontano dall'essere sconfitto. Già nei giorni scorsi il sindaco Nicola Sanna aveva aderito alla campagna Hashtag Stop alla Violenza Donne, promossa dall'ANCI e dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il primo cittadino ha inoltre scelto di confrontarsi con il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau nell'incontro organizzato dall'Associazione Noi Donne 2005 sulle opportunità e le azioni concrete in tema di parità di genere nelle realtà del governo regionale e dell'attività di un ente locale. Come amministrazione siamo da sempre sensibili a questo argomento. Già da marzo la Giunta ha adottato un atto per avviare un percorso di revisione del linguaggio amministrativo di genere e siamo una delle poche amministrazioni in Italia, ha detto ancora il sindaco Nicola Sanna. All'evento partecipa anche la presidente Esmeralda Ughi. Oggi, durante il Consiglio Comunale, sarà discusso e votato un ordine del giorno della Conferenza dei Capigruppo in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Durante l'assemblea, consiglieri e consigliere indosseranno un fiocco bianco, distribuito dalla Presidente Esmeralda Ughi, come simbolo del rifiuto a rimanere in silenzio davanti alla violenza contro le donne. Domani la Commissione Pari Opportunità, in collaborazione con il Comune, ha organizzato un incontro pubblico dal titolo Liber A, Creatività e Cultura, per contrastare la violenza di genere. Dalle 18 sul palco del Teatro Civico, Palazzo di Città, si alterneranno interventi di esperti, video e performance teatrali.
Durante la serata, inoltre, saranno raccolti libri da donare alle donne e ai bambini ospitati nella casa protetta del progetto Aurora, il centro antiviolenza con il quale da 15 anni il comune aiuta le donne vittime di violenza, i loro figli e da un anno anche gli autori di violenza che cercano di intraprendere un percorso di cambiamento. Inoltre, l'amministrazione ha patrocinato l'iniziativa Hashtag L'unico segno che voglio è quello di un bacio, che si terrà il 27 novembre in Piazza d'Italia e sarà promosso dal coordinamento diritti al cuore DOC. La presidenza del Consiglio Comunale e tutta l'Assemblea, così come il sindaco Nicola Sanna e la sua giunta, tutti noi sappiamo quanto sia importante essere in prima linea nell'organizzare e sposare eventi di prevenzione e sensibilizzazione capaci di determinare quel cambiamento culturale che conduce al pieno e reciproco rispetto fra uomini e donne. È certo infatti che solo un cambiamento culturale può portare ad una diminuzione della violenza che ancora oggi le donne subiscono, ha concluso la presidente Ughi. L'ENAS, l'ente acque della Sardegna, ha comunicato ad Abbanoa che nella giornata di giovedì prossimo, 26 novembre, dalle ore 8 alle ore 16, si dovrà procedere all'interruzione dell'erogazione di acqua grezza dell'acquedotto Cuginas 2 agli impianti di potabilizzazione di Castelsardo e Trunculeale. Come conseguenza dell'operazione si registreranno le modifiche di regime negli acquedotti di Castelsardo, chiusura dell'erogazione dalle 8 alle 16, Tergu, interruzione dell'erogazione dalle 13 alle 18, Sassari, interruzione dell'erogazione dalle 9 alle 17, nei quartieri di Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Monte Rosero Basso, Centro Storico, interruzione dalle 18 alle 4 del mattino per i quartieri invece Monte Rosello Medio e Alto, Luna e Sole, Porcellana e Carbonazzi, con erogazione prevista dalle 6. Sintino, possibili temporanee interruzioni dell'erogazione a partire dalle 18. Per Porto Torres è prevista invece l'interruzione dell'erogazione idrica dalle 8 alle 16 circa per la zona di Serra Lipozzi e per le zone alte servite direttamente dal Cuginas, mentre nella restante parte della città l'erogazione verrà interrotta dalle 14 alle 16 circa. Alla ripresa dell'erogazione, fanno sapere da Abbanoa, potrebbero verificarsi transitori intorbidimenti dell'acqua dovuti alle lavorazioni e alle operazioni di svuotamento e riempimento delle condotte. Idee chiare e lavoro tanto. Quello che dovrà affrontare e fare il nuovo coach della Dinamo Banco di Sardegna, che stamattina è stato presentato alla stampa. Alla fine della stessa, noi abbiamo raccolto le sue prime dichiarazioni. Coach Calvani, intanto benvenuto a Sassari, una presentazione che ha così sgombrato subito gli equivoci che potevano esserci, perché qualcuno diceva eredità pesante, ma idee chiare, tanto lavoro da affrontare e la serenità è giusta. Sì, beh, intanto grazie a tutti per come sono stato accolto comunque con grande educazione come a me nella tradizione del popolo sassarese e sardo in generale. Ma l'idea ce l'ho abbastanza chiara, non mi sento assolutamente la pressione del dover essere venuto in una realtà che ha vinto tanto e che ha dimostrato di essere una delle eccellenze a livello nazionale e anche europeo. Mi sento un privilegiato, non credo che stravolgerò le cose che ha fatto Meo in questi mesi con questa nuova squadra, ma solamente cercare di ottimizzare quello che sono le cose che sono state fatte. Quindi credo che il lavoro sarà abbastanza semplice nel cercare di dare idee chiare ai giocatori su quello che vogliamo fare, su dove vogliamo andare, sia in attacco che in difesa. Da subito nella mischia perché si viaggia verso Mosca, dopodiché la trasferta a Capo d'Orlando. È chiaro che la necessità del tempo, come d'altronde ha enunciato nella sua conferenza tempo, per conoscere, però ieri ci ha stupito molto il fatto che lei già da subito abbia preso i suoi appunti, le sue cose per inquadrare subito la situazione, chiaramente. Beh sì, il mio prendere appunti era voluto perché poi, siccome il tempo ce n'è poco e devo cercare di trovare risorse in qualsiasi momento, e quindi sapevo benissimo delle vostre abitudini dopo la partita qui nel clubhouse, sapevo di poter stare con gli assistenti e quindi mentre mangiavamo io ho detto quello che erano un po' le mie impressioni,
in modo che oggi arrivassimo in ufficio a una riunione che abbiamo fatto questa mattina presto per poter avere già le idee chiare su come pianificare il lavoro per questi due giorni che abbiamo qui prima di partire per andare a Mosca. In bocca al lupo e buon lavoro. Crepi, grazie, grazie. Bentrovati anche oggi con un nuovo appuntamento di Telegin Radio. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo i nostri contatti 079 26 11 50 se volete chiamarci, info@telegin.tv se preferite invece mandarci una mail. Ma vi ricordo anche il nostro sito www.telegin.tv dove ogni giorno troverete tutti i nostri notiziari, l'archivio dei notiziari e naturalmente tutte le nostre produzioni. Oggi vi leggo la notizia che arriva dalla Guardia di Finanza di Olbia. I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Sassari, a seguito di una complessa articolata indagine di polizia giudiziaria, hanno denunciato due olbiesi, uno dei quali risultato essere un falso promotore finanziario. Le Fiamme Gialle di Olbia hanno segnalato all'autorità giudiziaria di Tempio Pausania, un uomo di 44 anni che, promuovendosi falsamente quale promotore finanziario abilitato presso ignari clienti, agevolava la cancellazione di crediti tra gli stessi e i vari istituti di credito, nonché fornendo consulenze intese ad orientare le scelte dei clienti sull'acquisto di vari prodotti finanziari. Inoltre, è stato accertato che con la complicità di un altro uomo di 46 anni sono state falsamente riprodotte documentazioni fiscali per l'ottenimento, da parte di quest'ultimo, di un finanziamento peraltro mai concesso. Questa era la notizia che arrivava appunto dalla Guardia di Finanza di Olbia. Naturalmente a me non resta che salutarvi e ringraziarvi per averci scelto anche oggi, come sempre rinnovarvi l'appuntamento per la prossima e come appunto sempre ricordarvi anche che dopo la pausa pubblicitaria c'è la seconda parte del notiziario. Ciao e grazie! Tornata alla vittoria la Dinamo Banco di Sardegna, proprio nella giornata, la prima che ha visto la mancanza in panca dopo 7 anni di Meo Sacchetti. Una settimana travagliata che però non ha prodotto effetti devastanti per quanto riguarda la squadra, che ha risposto alla grande sul campo. Risultato finale 106-80 nei confronti della Vittoria Liberta Spesaro. L'analisi della gara ai microfoni di Libera TV del General Manager Federico Pasquini. Siamo con Federico Pasquini. Fede, settimana travagliatissima, un insieme di cose che hanno accompagnato, sappiamo tutti che cosa è successo all'interno della società, però ne parlavo poc'anzi con Matteo Formenti. La risposta la dà sempre il parquet, quindi oggi credo che onore chiaramente a Meo e a tutto quello che è stata la storia che ci ha accompagnato in questi anni, però questi ragazzi oggi hanno tirato fuori qualcosa di più. Ma non abbiamo risolto niente, nel senso che se noi pensiamo che la problematica fosse Meo, probabilmente sbagliamo. È stata una scelta, siccome è tutto il giorno che lo stiamo dicendo, è stata una scelta stradolorosa dal punto di vista umano, stradolorosa dal punto di vista affettivo nei confronti della persona. È una scelta che ci è pesata e tantissimo, e non è una scelta che viene fatta oggi su domani, è una scelta che viene valutata all'interno di una progettualità, all'interno di una metodologia che vogliamo che ci consenta di arrivare a pieno regime. Di conseguenza, che cosa succede? Che oggi si è avuta una risposta dal punto di vista nervoso, sicuramente, però in una condizione dove non è che sono 2 giorni senza Meo, che sono la panacea dei mali di tutto, o che Maffezzoli ha la bacchetta magica, o che soltanto la presenza di Calvani sia questo. Quello che noi vogliamo è ragionare fra 2 mesi, 3 mesi, e cercare di capire che tipo di squadra siamo. Per cui adesso è molto presto, per fortuna devo dire che il campionato di Serie A, con anche la sconfitta di Pistoia, è estremamente corto
estremamente schiacciato e abbiamo ancora, tra virgolette, i match, diciamo match clou da dover affrontare, tolto quello con Venezia e parzialmente con Brindisi che sono già andati, guardiamo avanti e basta. Comunque bei segnali, ma io dico anche a livello proprio psicologico probabilmente. Probabilmente qualcuno si è sentito anche toccato, io parlo di giocatori naturalmente, per quello che si è letto, poi insomma sappiamo benissimo che questo è un paese dove la libertà è sacrosanta, anche se talune frasi e talune epiteti potevano essere risparmiati a questo o quel giocatore, perché poi a guardare lì insomma ci sono giocatori che magari avevano avuto delle performance negative in doppia cifra, con veramente un qualcosa che forse può far ricredere qualcun altro, anche se poi alla fine, come dicevi tu, il campionato è lungo, c'è da onorare lo scudetto, c'è da onorare soprattutto la società e loro stessi come professionisti. Ma i giocatori sono dei professionisti, non giocano gratis e di conseguenza, come tutti noi, io per primo, è giusto che ci prendiamo le responsabilità e che ogni tanto mangiamo anche un pochettino di cacca, che penso che sia una cosa normale se fai questo lavoro e non fai un altro tipo di lavoro. Quello che penso, la mia idea personale, è che il cambiamento dell'allenatore non nasce in funzione del fatto che questi sono cattivi ragazzi o non lavorano, perché rispetto all'etica lavorativa di quelli dell'anno scorso, questi sono dei maestri. Ci sono tante componenti all'interno di un cambio del manico e all'interno di questo sistema non c'è la punizione o voler mettere spalle al muro i giocatori, perché sono bravi giocatori, è gente che si sbatte, gente che fa. È un tentativo di provare con un'altra metodologia ad essere fra 2 mesi più forti. Grazie. Grazie a voi, buona serata. Siamo arrivati in questa lontana città per fare tanti canestri e far tutti a volontà. Abbiamo il cuore sassarese, tu non te ne pentirai, e nei momenti una dinamo chi non si ferma mai. Abbiamo il cuore sassarese. We'll be right back.
siamo partiti tra tutti gli sfavoriti, segnando punti a dismisura contro avversari senza misura. Teniamo in alto il nostro amore, bianco più il nostro colore, per sempre insieme grideremo, il banco vincerà. Abbiamo il cuore sassarese, tu non te ne pentirai, ed è l'Umenti una dinamo, e non si ferma mai. Abbiamo il cuore sassarese, tu non te ne pentirai, ed è l'Umenti una dinamo, e non si ferma mai. Informazione e approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.